infatti appena collaborato con Patrick Mahomes, ovvero un importantissimo giocatore di football, e la sua skin, ragazzi, si può riscattare gratuitamente su Fortnite. Oggi ti dirò come fare, ma non è assolutamente tutto qua. Infatti alla fine del video ti dirò anche come riscattare un'altra skin che molto presto probabilmente sarà aggiunta su Fortnite e che potete riscattare tutti quanti con facilità. Lascia like, mi raccomando, iscriviti in questo momento se anche tu non vedi l'ora di ottenere queste ricompense. Inserisci nello shop il codice NAX2X per diventare un super pro. Ebbene sì, raga, questa nuova collaborazione è arrivata su Fortnite per ottenere la skin, la copertura, il backpack, le emote, addirittura i picconi, raga, è molto molto semplice. La skin è possibile ottenerla o shoppandola ovviamente nel negozio, quindi a pagamento, oppure completando il torneo di Fortnite. Ma tranquilli che anche facendo pochissimi punti, quindi 8 punti nel torneo, sbloccherete le emote gratuitamente. Quindi anche se non vincete, anche se non siete campioni di Fortnite, potete comunque riscattare una piccola ricompensa gratuita per aver giocato il torneo. Praticamente in 2 partite già sbloccate le emote. Ma la cosa più importante non è questa, raga, infatti altre cose sono state aggiunte su Fortnite. Tra cui, raga, i guanti di Iron Man che sono finalmente tornati su Fortnite. O meglio, non sono tornati su Fortnite, però raga, stanno finalmente per tornare. Perché Epic Games, raga, li ha aggiornati, e quindi potrebbe arrivare il nuovo boss di Iron Man su Fortnite, come nella season 4 capitolo 2. Potrebbe, raga, tornare la Marvel nella prossima stagione di Fortnite. Ma lo so che voi volete sapere qual è l'altra skin gratuita con tutto quanto il suo bundle e il suo set. Ve la dirò a fine video, ovviamente. Prima voglio dirvi un'altra cosa importantissima. Infatti, raga, Epic Games ha praticamente confermato la collaborazione con Marvel grazie a tutti quanti i nuovi fumetti che stanno uscendo qui su Fortnite. Infatti, come sapete, c'è la collaborazione tra i fumetti ovviamente di Fortnite e con la Marvel, come vedete a schermo. E ragazzi, probabilmente, dato che sta uscendo il fumetto in collaborazione con Wolverine, potrebbe, raga, tornare il boss di Wolverine, perché anche la sua arma mitica è stata aggiornata qui su Fortnite. Ma oltre a Wolverine, ovviamente, potrebbero arrivare un sacco di nuovi eroi che non abbiamo mai visto e che tra l'altro vengono anche intravisti nel nuovo fumetto. Quindi vuol dire che Fortnite ci sta in questo momento nascondendo qualcosa di assurdo. Tra l'altro, raga, questo mio iscritto, ovvero Alessandro, mi ha suggerito dei supereroi che potrebbero essere aggiunti nella prossima stagione, se sarà una stagione Marvel. Se avete altre teorie, mi raccomando, scrivetele nei commenti, perché sono molto curioso. Ma ora andiamo a leggere quello che ha scritto. Allora, lui ha suggerito degli eroi che però sono già stati aggiunti su Fortnite, tranne uno, raga, ovvero Hulk. Beh, in effetti potrebbe avere senso Hulk su Fortnite. Secondo voi, raga, arriverà oppure sono soltanto teorie infondate? Guardate che figata. Ovviamente questo trailer è un concept. Oltre a Hulk, un altro mi ha scritto, che ora però non trovo il commento, mi aveva suggerito anche Occhio di Falco, che nonostante sia un eroe comunque meno importante rispetto agli altri, beh, sarebbe comunque veramente assurdo. E molti in effetti dicono: ma non ci sono le skin per fare una collaborazione in un nuovo pass battaglia? Beh, in realtà non sono d'accordo. Ci sono comunque ancora molti eroi Marvel non usciti su Fortnite che potrebbero comporre un pass battaglia. La vedo dura che Epic farà una nuova collaborazione full Marvel, però potrebbe tutto quanto succedere. Ma ora, per quelli che sono arrivati fino a questo momento del video, come si riscatta la nuova skin gratuita che vi ho tenuta segreta fino a questo momento? Beh, ragazzi, Fortnite probabilmente potrebbe collaborare, come suggerito anche da alcuni leaker, con Stream Element. Stream Element, raga, è un programma praticamente che serve per fare le stream, per mettere gli alert, eccetera. E praticamente, raga, come l'anno scorso, che era stata già aggiunta una skin gratuita con questa collaborazione, secondo alcuni leaker Fortnite potrebbe ricollaborarci in futuro e aggiungere una skin gratuita. Ma come si farà a ottenere questa skin? Tranquilli, raga, non è assolutamente difficile, anzi è gratis, e per questo vi ho detto che è gratuita per tutti. Beh, perché molto semplicemente, per riscattare questa skin su Fortnite dovremo praticamente andare a streamare 8 ore di live su Fortnite, ovviamente collegando il nostro account a al sito Viola e a Stream Element, il nostro account di Epic Games. Altrimenti, raga, non è che arriva per magia la skin. Però comunque, praticamente, se voi andate a fare queste cose, quando ci sarà la collaborazione, quindi ora ancora non c'è, ragazzi, però se arriverà la collaborazione, voi praticamente collegando il vostro account potete sbloccare con 8 ore di streaming una skin gratuita. Oh no 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 no, che cavolo ci fai tu? Che cavolo ci fai tu qui? Scusa, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Ah, volevi killarmi, eh? Volevi killarmi? Davvero voleva killarmi questo qua, ragazzi? Questo qua pensa che io sia un nabo, perché non uso il codice NAX2X, raga. Ma no, ma questo qua, ragazzi, non sapeva. Non sapeva che uso il codice NAXX, e quindi mi ha affrontato, ma ovviamente ha perso. Nei commenti, raga, aspetto tutte quante le vostre teorie riguardo le skin Marvel che potrebbero uscire nella prossima stagione. Codice supporto un creatore NAX2X, premete accetta. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bella, ragazzi, e stasera in live.